Ciao Gianluca, benvenuto su nerdando.com e grazie per averci invitato in questo tuo spazio. Grazie a voi per essere qua. Allora, tu sei attore, doppiatore, speaker. Quale di queste nature ti incarna meglio? Beh, alla fine attore, nel senso che quello che ho iniziato a fare, principalmente quando ero abbastanza piccino, poi l'ho portato avanti e l'ho utilizzato poi per i vari rami in cui si recita, quindi il doppiaggio è uno di questi, nello speakeraggio ci metto quello che ho imparato recitando e così via. Quindi in ogni occasione in realtà tiro fuori poi l'attore, perché il doppiatore, ricordo sempre, è un attore che si presta al doppiaggio fondamentalmente. Ti capita mai di avere il dubbio di avere personalità multiple? Ce l'avevo già prima da bambino, per cui ho portato queste personalità multiple. Lo psichiatra ha detto: cosa facciamo? Deve recitare. L'attore va Per benissimo. D'accordo. Senti, tu hai aperto una scuola di edizione, recitazione e doppiaggio. A me interessa soprattutto il mondo del doppiaggio. È un mercato ancora libero, non è saturo, c'è spazio per chi arriva e vuole iniziare. Allora. C'è, ma ce n'è poco, nel senso che il ricambio generazionale è abbastanza stretto. Io conosco molto di più la realtà, ovviamente, di Milano, che è una delle 2/3, nel senso che anche a Torino e vicino a Torino si fa del doppiaggio, ovviamente. Il grosso è fra Milano e Roma, il grossissimo è Roma, però per la realtà che conosco io lo spazio è, ripeto, poco, proprio perché è un po' diminuito. Il lavoro. Per assurdo sono aumentati i canali, ma è diminuito il lavoro, perché sono aumentati i canali, ma sono molti i reality, che proprio doppiaggio, è un termine che secondo me va un po' stretto, anzi va un po' largo per il prodotto reality. E poi appunto è sempre così, cioè per qualche doppiatore vecchio che va via, ne arriva qualcuno nuovo. Però non è neanche facilissimo entrare, per una questione che ovviamente sono richiesti veri e propri meriti, e questa è una cosa che va detta del doppiaggio, che rispetto, che ne so, al mondo del cinema, a volte anche al mondo del teatro, uno insomma può anche non essere, cioè può essere la persona sbagliata nel posto sbagliato, invece nel doppiaggio tutto sommato è un mestiere che richiede comunque delle peculiarità di fondo. Poi si può essere dei buoni doppiatori, dei discreti doppiatori, dei bravissimi doppiatori, attori che doppiano. Però in questo caso bisogna essere preparati e poi essere molto, molto determinati. Ecco, di più. Di più di quello che ho detto, perché tanti cadono lungo il percorso. Non tanto perché non sono bravi, ma perché a un certo punto tanti te la fanno sudare, a volte esagerano, secondo me, alcuni studi, alcuni direttori del doppiaggio, però la fanno patire. Qual è il primo consiglio che daresti a un ragazzo giovane che vuole diventare doppiatore, cioè che ha in mente l'obiettivo di entrare nel mondo del doppiaggio? Sì, allora, sicuramente si deve scordare il concetto che sento da tanti: ho una bella voce, ho una brutta voce. Non c'entra niente, perché doppiare non vuol dire, o recitare non vuol dire avere una bella voce o una brutta voce. È come dire: voglio fare l'attore, devo essere bello. No, lì fai il modello, è un'altra cosa. Devi sicuramente, se vuoi doppiare, devi un minimo formarti come attore, cioè devi imparare la dizione, il che vuol dire non, ripeto, avere una bella voce, ma educarla. Quindi imparare a usarla nel migliore dei modi. Poi se uno ha un violino o uno Stradivarius, tanto meglio. Però se ha un violino che suona, però impara a essere un Paganini e a suonarlo come si deve, allora lì è il musicista. Cioè non è lo strumento, è il musicista che fa. Per cui bisogna educare la voce e fare un corso di dizione. Bisognerebbe, non tutti i giovani doppiatori lo fanno o lo hanno fatto, purtroppo. L'ultima generazione è un po' carente in questo senso, però bisognerebbe fare un po' di teatro, comunque fare una scuola di recitazione, io direi qualche anno, però perlomeno una base, ecco. Dopodiché c'è la parte del doppiaggio,
che tutto sommato se uno è un buon attore è la minima, perché bisogna capire un po' il sync, bisogna capire come funziona questa cosa di guardare, cioè leggere e al tempo stesso guardare la faccia, che è vero che bisogna capire il meccanismo, però è un po' come andare in macchina, cioè a un certo punto hai capito come si mettono le marce, non stai più a fare prima, seconda, specchietto, le mani dove sono, cioè vai, poi vai, per cui una volta che uno... E quindi una scuola di doppiaggio di magari un anno, cioè, o comunque un numero di mesi, ma fatti bene. Però fondamentalmente bisogna studiare molto all'inizio. Quindi la dizione deve essere perfetta. Bisogna avere un uso e una proprietà dello strumento, insomma, di buon livello, ecco. A proposito del teatro che hai nominato poco fa, tu hai fatto opere anche abbastanza... importanti come il Pirandello, Enrico IV, hai fatto Goldoni, hai fatto Beckett, che diciamo abbastanza complesso sia da vivere che per il pubblico da seguire. Questo aiuta quando poi devi andare nella sala di doppiaggio? Cosa ti porti dietro di Pirandello quando doppi un cartone animato? Beh, è una bella domanda questa. Nel senso, sì, cosa mi porto? Sicuramente tutta quella, quelle sfaccettature, anche quella fisicità che uno si porta nel fare dei personaggi a teatro, poi ti serve davanti al microfono, nel senso che davanti al G1 non è uno stoccafisso che sta fermo. Forse quello è un pochino più lo speakeraggio di certe cose, perché comunque noi a Leggio dobbiamo viverle le cose, muoverci e viverle soprattutto qui dentro. Certo, rapportare un Pirandello, dici, ma in Dragon Ball Pirandello dove ce l'hai messo in Vegeta, piuttosto che Shakespeare? Però sì, nel senso che se uno pensa, Vegeta è un eroe tragico, no? Cioè, in quel mondo lì, della saga giapponese, comunque è qualcosa di... shakespeariano forse è un termine forte, però comunque è una grande tragedia, per cui quella drammaticità che uno ha, su cui ha lavorato per come insomma la propria carriera, esperienza su altri personaggi a teatro, sicuramente ce lo mette lì, perché sennò diventa una roba fredda. Io credo che Vegeta abbia avuto un bel successo perché forse un po' di teatro sono riuscito a mettercelo dentro nella voce. Cioè che quella sofferenza, quelle incazzature, e come anche in altri personaggi, arrivano anche da lì. Se no sarebbe stato uno speakeraggio, cioè, se no sarebbe stato doppiaggese, lo chiamiamo. E quindi sì, usare la bella voce, ah, fai l'incazzato, fai... Però non c'è anima. Io credo che le esperienze teatrali possano contribuire a mettere un po' di vita nei personaggi, se no diventano bidimensionali. Quindi ancora il gioco delle maschere, giusto per stare in tema. Sì, per dirla alla Pirandello, sì, certo. Ecco, visto che l'hai nominato tu, anticipiamo la chiacchierata su Vegeta. Ora, parlando con i miei colleghi, io ho provato a chiedere a chi è che piace Dragon Ball e mi sono sentito rispondere perché a chi non piace. Non glielo ho detto perché sennò mi licenziavano, a me non piace Dragon Ball. Fuori! Assolutamente, posso dirlo adesso? Ma sì, okay. Sì, dai. Però Vegeta ha una caratteristica molto interessante che è comune anche ad altri personaggi di altre anime, penso ad esempio a Phoenix di Cavaliere dello Zodiaco. Insomma, lui nasce come antagonista, è un rivale, dopodiché con il passare del tempo il personaggio evolve, diventa alleato del protagonista, mantenendo però all'interno una sorta di contrasto tra l'indole malvagia e l'azione che invece è buona. Allora le cose che voglio chiederti sono due. Primo, quanto è divertente doppiare un cattivo? E secondo, come si fa a vivere mantenendo coerenza interna una trasformazione così profonda del personaggio, solo con la voce, perché poi è quello il tuo apporto. Allora, intanto doppiare un personaggio, diciamo così, con delle sfumature più o meno grandi di
chiamiamola cattiveria, ma comunque di non... sì, quella che noi chiamiamo cattiveria. E, è divertente, certo, molto divertente. È più divertente di un buono, perché il buono alla fine è un pochino più monocromatico, mentre invece il cattivo dentro, proprio perché la cattiveria non è una cosa compatta e unica, questa è la mia idea, ma non esiste la a parte il malvagio, quello proprio sfacciato, ma che pure è noioso come il buono, no? Nel senso che il cattivo cattivo e il buono buono sono di un colore solo. Ma un personaggio come Vegeta o come altri, che a volte mi fanno doppiare, forse perché nella mia voce c'è questa roba qui, no? C'è un po' di sporco, però c'è un mix di cose che contribuisce a dare a volte ai personaggi così complessi magari quel tipo di carattere lì. Dicevo, nel personaggio malvagio o cattivo ci sono tanti elementi da mettere dentro che fanno a cazzotti e quindi il divertente è proprio quello, acchiappare un lato, acchiapparne un altro della personalità. Poi sono cose che a volte vengono spontaneamente, nel senso che non è che io mi ci metto a pensare, anche perché, parentesi, nel doppiaggio non è che noi facciamo sto lavoro del personaggio prima, come a teatro, che dici mi studio il copione a casa, io... L'ho detto anche in altre interviste, ma lo dico anche adesso. Io Vegeta mi sono andato a rivedere, perché io Dragon Ball non l'ho mai, praticamente quasi mai visto, tutto, a parte quando l'ho doppiato, lo dico anche qua. Io la prima puntata quando è arrivato Vegeta... L'ho fatto con la voce quasi... Cioè, ho fatto una voce da pirletta proprio, cioè... Con la vocina... Perché Torresan mi disse, che era direttore del doppiaggio di Dragon Ball e voce di Goku, mi disse, ma è arrivato questo qua, fallo con la voce un po' da cattivello, un po' gnometto, perché poi era anche piccolino, tutto... Per cui, boh, io all'inizio l'ho fatto così, poi cioè, è evoluto, quindi man mano lo seguivo nella sua evoluzione. Ed è stato interessante, per quello che mi ricordo, perché l'ho doppiato tra i 15 e i 17 anni fa, è stato interessante perché comunque è proprio cambiato, cioè da cattivone smaccato è poi diventato uno che ha iniziato a farsi delle domande e a dire ma perché sono qua, ma Goku perché fa così, ma allora forse... Cioè, quindi questo suo aspetto autocritico ha reso interessante il personaggio, perché non era più il cattivo spacco tutto e basta. Ma insomma, è diventato più complesso, quindi è stato un bel lavoro. Ci si affeziona a un personaggio così? Mi ci hanno costretto. Perché all'inizio, come altri miei colleghi, proprio fai un lavoro bello, meno bello, e lo metti da parte, punto. Dragon Ball è stato uno tsunami mediatico, perché come dicevi giustamente tu, Dragon Ball a chi non piace? A pochi. Ho incontrato qualcuno che mi ha detto, boh, Dragon Ball sì, ma non l'ho mai visto. Però parliamo del 2%. La maggior parte delle persone ha visto Dragon Ball, magari non se ne è innamorato, ma comunque lo conosce molto bene. A molti piaceva Vegeta, tra l'altro. Lì c'erano le due fazioni, no? Il buono buono oppure il personaggio più. Per cui, ripeto, in quel caso lì ti rimane poi addosso, perché comunque poi alla fine a qualche fiera sono andato e i fan crescono, il web ha contribuito tantissimo e quindi poi noi siamo più raggiungibili, perché vuoi Facebook, vuoi YouTube, vuoi quello, vuoi l'altro. Per cui quello, come anche altri personaggi, magari meno noti, Roy Mustang di Fullmetal Alchemist, piuttosto che Marshall di How I Met Your Mother, che sono fra i più noti, sono personaggi, Lapino di Fur TV per quella nicchia che l'ha visto, che era un ranocchio, erano dei Muppet però un po' per adulti e quindi il ranocchio che facevo io, che parlava un po' in brasileiro così, in questo modo così, cioè, sono stati 8 episodi ma veramente da pisciarsi addosso dalle risate, a farlo e poi anche a rivederlo, cioè per cui magari ce ne fossero di prodotti così. Senti, visto che tu hai anche diversi profili pubblici sul web e che hai doppiato miliardi di cose, ti capita che la gente, sentendoti parlare per strada, si fermi e dire aspetta un momento, io questo l'ho già sentito da qualche parte, oppure ti tirino per un braccio, ti prego, fammi sta voce... Allora, ti prego di farmi sta voce, succede magari se vado alla fiera piuttosto che, però io mi sono abituato a dire che non sono un jukebox, perché sennò veramente diventa... No, perché sennò è come se incontri, che ne so, un cantante famoso, incontri e gli dici, mi canti questa canzone, mi fai quel pezzettino di...
bisogna purtroppo a volte fare un po' quello che ce l'ha solo lui, ma però mi spiace a volte farlo, però, perché sennò uno diventa veramente un jukebox. Quindi, a parte questi casi, mi è successo di essere fermato qualche volta per strada, per la questione che il web, poi oltre a diffondere la voce, diffonde anche l'immagine, e quindi qualcuno mi ha detto, ma tu sei Vegeta? Spesso sei Vegeta, o sei la voce di Vegeta, o sei Gianluca Iacono, perché poi qualcuno, per fortuna, mi apprezza anche non solo per Vegeta, e ringrazio. Senti, a tal proposito mi fa venire in mente una cosa che lessi tempo fa, in merito proprio alla voce senza volto, no? La voce nell'ombra. Mm. Secondo te parte del fascino del mondo del doppiaggio è dato proprio dal fatto che resta una voce priva di volto? Cioè c'è il rischio di incappare nella delusione? Non so, vedere che volto aveva lo Sean Connery italiano, Pino Locchi, delude? È meglio restare un'ombra o confrontarsi mettendoci la faccia? Lì dipende, allora, dipende da che cosa vuole, che cosa si aspetta, diciamo così, quello che va a cercare il doppiatore e viceversa, cioè il doppiatore che cosa vuole esporre, no? Nel senso che, parlando strettamente di doppiaggio, ovvio uno è una voce e quindi tale dovrebbe rimanere perché fai quello. Poi certo, l'esposizione mediatica ti porta anche a esporre poi spesso una faccia, anche se uno non vuole. Per cui spesso può succedere che uno rimanga, che il fan o comunque quello che va a cercare, ma che faccia c'ha questa voce qua, possa rimanere deluso, perché ci sono, parlo di donne, no? Ma perché sono dall'altra parte, cioè dico, ah, chissà che quanto deve essere bella questa con questa voce, e poi magari non c'è solo rotelle, però anche per gli uomini, poi io lo dico da maschio, per cui certo che poi può esserci, si può incappare nella delusione, però uno si presenta come voce, non come modello, per cui, e neanche come sex symbol. Se poi uno piace anche, bene, cioè l'ego in quel caso rimane soddisfatto di entrambi. Cioè, sì. Senti, veniamo alla televisione e ai reality che mi hai citato poco fa. Tu dai la voce a un personaggio praticamente onnipresente sulla televisione, cioè è impossibile, facendo zapping, non incappare in Masterchef, Hell's Kitchen e così via. Tu sei la voce di Gordon Ramsay. Ora, a questo punto io devo farti una domanda che migliaia di italiani ti farebbero se fossero qui al mio posto, quindi me ne faccio carico io. Mm. Che diavolo sono i pettini di mare? Allora, i pettini di mare sono tipo le capesante. E non potete chiamarle capesante? Cioè, dobbiamo andare dal direttore del doppiaggio e picchiarlo? È una bella domanda. Tu devi sapere che ti racconto questo aneddoto. Ad esempio, in inglese, l'aragosta e il elastice, loro li chiamano lobster, tutte e due. Per cui noi all'inizio, questa sarà un'aragosta o un astice? Che poi, tra l'altro, io l'aragosta e l'astice non le mangio di solito, perché ci sono delle robe di Gordon che non condivido, perché poi sono anche, non mangio carne, per cui... Però al di là di quello, e lì i nomi, cioè, non sempre è facile riuscire a capire di cosa stanno parlando. I pettini di mare arrivano dalla notte dei tempi. Io sono arrivato che già si chiamavano pettini di mare e quindi non so perché abbiano deciso così, e onestamente. Ma... Va bene, senti, restiamo su Ramsay. Tu guarderai la televisione facendo zapping, quindi sì, ti capiterà di risentirti in continuazione. Qualche volta, sì. Che effetto fa? Bah, ci faccio più caso, eh. Da un certo punto non ci faccio più caso, è vero, perché quando diventa lavoro è come se guardi la cosa che hai fatto e dici, vabbè, sì, cioè, ho un aspetto critico, a volte dico, questa cosa avrei potuto farla meglio, a certo quel giorno ero un po' stanco, però non mi fa un particolare effetto. Vedo se è venuto bene, quindi lo guardo più da un punto di vista professionale. Ci sono delle volte in cui mi dimentico, cioè ci sono dei momenti in cui guardo una roba, anche tipo magari Hell's Kitchen, se faccio zapping così, lo guardo e dopo un attimo, ah, ma già, quello sono io. Mi dimentico, per cui buon segno, vuol dire che
tutto sommato la voce è abbastanza, come si dice in gergo, incollata al personaggio. Ti dico un'altra cosa, Gordon Ramsay non sono solo io la voce, perché ce ne sono due in Italia. C'è la mia, in realtà non sono neanche due, sono di più, ma la mia è quella che lavora per Sky, quindi MasterChef Kitchen. Poi c'è Diego Sabre, che lo faceva già prima, ma lo faceva per Discovery, che fa Cucine da Incubo, e quindi fa tutto ciò che riguarda Real Time e Discovery. Io in realtà faccio il Gordon cattivo, che è quello che, dai, e vedi che torna il cattivo, faccio il Gordon cattivo e arrabbiato, che poi siccome ci marcia su, cioè ci fa finta perché è uno showman lui, e faccio il Gordon cattivo e che è quello che ha preso più piede, perché ovvio, c'è cioè anche i meme, tutte le robe che vanno in giro su internet, no? È crudo, è crudo, cioè ogni cosa è cruda, anche se è cottissima, lui è cruda. E quindi queste cose qui colpiscono di più del Gordon elegantissimo che fa Diego Sabre, oppure l'altro che non mi ricordo bene chi lo faccia, ce n'era uno. Ecco, ti capita mai in famiglia che la gente abbia paura di cucinare male, che arrivino i tuoi insulti? Beh, con Stefania, che è una collega, oltre che essere la mia compagna, Stefania Rusconi, qualche volta lo facciamo il gioco, cioè che se prepara una cosa così, ma lo fa anche lei poi a un certo punto, nel senso che cioè, io prendo la cosa così, visto che c'è sempre questa cosa di mettere la mano sotto, che a volte lui fa così, prendo il piatto così, lo odoro, la guardo malissimo, così, lei che fa così, poi lo assaggio e faccio faccio passare qualche buoni, e poi dico buonissimo, e poi lì, eccetera, e ci facciamo due risate e poi mangiamo. Quindi un po' questo gioco lo facciamo a volte. Va bene, ancora una domanda sulla TV, poi passiamo ai videogiochi. Tu hai fatto anche Sega, hai nominato How I Met Your Mother, sì, in cui sei uno dei quattro protagonisti. È una serie che ha avuto grandissimo successo e che adesso è terminata. Ti manca? Un pochino sì, perché era proprio bella, perché è una di quelle serie che magari ce ne fosse una prodotta in Italia di quel livello lì, perché era sfacciata, coraggiosa, con un sacco di idee, perché ogni puntata gli autori ci davano giù dentro e sicuramente chi produceva non aveva tutti i problemi che abbiamo noi in Italia, dire no, questo non si può dire, questo non si può fare, ma perché noi siamo molto troppo politically correct, no, ma poi offendiamo quello, facciamo l'altro, poi facciamo delle robe banalissime, molto spesso. E invece quella serie lì, fighissima, no? Poi, certo, c'è chi ama di più l'originale, perché se inizi a guardare una roba in originale, poi il doppiaggio dà anche un po' fastidio. Chi invece ha iniziato a guardarla con l'edizione italiana e se ne è innamorato così. Però personaggi proprio belli, anche quello che faceva Claudio, Moneta, Barney, un pazzo. Cioè. Per cui sì, un pochino mi manca, è stato molto divertente. Anche lì vi racconto un aneddoto, la famosa battuta di Berlusconi. Andò sul web, ovunque, anche il New York Times ne aveva parlato. È uscito un articolo sul New York Times in cui il mio personaggio, non c'era il mio nome, però vediamo, inserirlo poi su Wikipedia. Però il mio personaggio faceva una battuta su Berlusconi e diceva in maniera evidente il presidente del Consiglio italiano, faceva anche il nome credo, e lo paragonava a una poltrona vecchia, logora, insomma, era una battutaccia. E in Italia, beep, ovviamente sul New York Times è uscito fuori quello che è stato riportato dal committente, ovvero sia che siamo stati noi a decidere di edulcorare la battuta. Noi abbiamo fatto due versioni, poi due versioni perché ovviamente una che era quella così com'era e l'altra edulcorata perché va sempre fatta, perché poi il prodotto non è che lo mandiamo in onda noi e decidiamo noi, e quindi poi le scelte sono state fatte altrove. Ecco, questo è interessante, voi sapete già che dovrete fare più versioni perché state per dire qualcosa che potrebbe incappare in un diniego, oppure ci mettono una telefonata alle 3 del mattino, correte che c'è, dobbiamo ridire questa battuta perché altrimenti ci portano in tribunale tutti quanti? Sì, la telefonata alle 3 del mattino, maledetto morirai perché hai detto questo, quindi cose così no, però sì, ormai siamo abituati a vivere comunque in un clima di censura,
cioè una volta tipo la Mediaset sapevamo la censura era già fatta, perché tipo su Dragon Ball censura a go-go, e ribadisco qui per chi non lo avesse ancora capito che noi non siamo responsabili delle censure, purtroppo, nel senso che non possiamo decidere cosa o cosa non dire. Il doppiatore poi, men che mai, è un esecutore, per cui alla fonte un testo è già scritto, l'ha fatto un adattatore che l'ha fatto su una traduzione, quindi non è che siamo noi a dire come in Dragon Ball i puristi, ah, la mossa, non la mossa, ma si chiamava così, ma che ne so, cioè uno lo dice, poi non è che è un esperto o un critico, poi lì è il cliente che decide. Ad esempio ci sono dei canali, non faccio il nome, che non vogliono che si dica motosega. Cioè ci sono un programma di edilizia in cui vrum, da, 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 e partono con una cosa così e adesso taglierò questo con... E lì fermo immagine e noi cosa diciamo? No? Diciamo motosega, magari diciamo con questo fantastico attrezzo, se ci sta a sync. Perché ci siamo visti censurare motosega. Sembra di essere tornati agli anni 70 in cui c'era la Democrazia Cristiana. Siamo un paese di Gotto? Un po' sì, eh. C'è vuoi la presenza della Chiesa, vuoi la presenza di associazioni che sono lì sempre con gli occhi puntati e non si può dire, non si può fare, un po' sì. Rispetto a altri paesi d'Europa e anche non d'Europa siamo un po' inquadratini. Beh, fermiamoci qua prima di venire arrestati tutti qua. Esatto, tu taglia poi. Va bene, senti, un'ultima domanda su How I Met Your Mother. Da spettatore arriva una grande sinergia fra i quattro protagonisti, proprio un'oliatura del meccanismo perfetta. Fa parte dell'illusione del doppiaggio o c'era veramente tra voi attori questa sinergia? Allora... Intanto ti faccio una correzione, se posso, poi se vuoi tagliala. No. Sono cinque personaggi. Marshall, Lily, perché mentre lo dicevi ci pensavo, cioè, ma non erano cinque. Marshall, Lily, Barney, Ted e Robin. È vero, è vero. Quindi cinque. Che domina. No, perché sai, poi magari dicono, come quattro? Allora, vabbè, i cinque personaggi, ok. La sinergia, ma secondo me, si è creata perché ci piaceva il prodotto in sé. Perché i primi anni facevamo anche molte scene insieme, io e Lily, ad esempio. Poi nel tempo, purtroppo, la tecnologia porta dei vantaggi, porta anche degli svantaggi. Questo è un po' di uno degli svantaggi, quello di lavorare spesso in colonna separata. E quindi fare tutto, a volte, solo soletto, in sala. Avendo o già registrato gli altri o registrando prima degli altri, quindi sentendo soltanto l'inglese. Però vuoi che ormai i personaggi, la situazione ce l'avevamo un po' nelle ossa, boh, la sinergia si è creata lo stesso, perché ormai sapevamo, cioè io so Barney come l'avrebbe detta, Renovara come l'avrebbe detta, la Spinelli o Sonia Mazza, e quindi ormai sì, era come, un po' come averli lì, non è la stessa cosa, ma... Va bene, allora passiamo finalmente ai videogiochi. No! Sono meno preparato, va bene. Allora, cominciamo a parlare dei videogiochi con un aneddoto, stavolta te lo racconto io, una cosa che mi è capitato giocando a Metro 2033, in cui tu dai la voce a Miller, sì, che è un personaggio minore, nel senso che compare da metà del gioco in poi, però molto importante perché guida il protagonista nelle fasi... clou dell'avventura, e insomma era un momento di pathos abbastanza grosso in cui si entrava in una zona della metropolitana molto pericolosa. Miller dice una frase, a quel punto io rimango folgorato, mi fermo, mi cade il controller e dico: che ci fa Ramsey nella metropolitana di Mosca? Non è che adesso mi insulta perché ho bruciato il carrello di agnello o i pattini di mare famosi passa da un personaggio enorme, onnipresente come Ramsey, di cui abbiamo parlato, a uno sicuramente minore, che però, ecco, in quel momento mi ha spezzato la sospensione dell'incredulità, no? Io sono uscito dall'avventura. Uh-huh.
Che si fa in questi casi? Allora si ferma il gioco, si va un attimo in cucina, si butta giù qualcosa, che sia acqua o una birra o un'aranciata, dopodiché si riprende. No, a parte gli scherzi, purtroppo a volte può succedere, nel senso che certo che comunque i doppiatori in Italia siamo pur sempre, to, 1.500, non di più. Tra il migliaio e il milecino, non so, ma non siamo tantissimi e le voci più presenti sono molte meno quelle che lavorano di più. Per cui può succedere che, a parte che spesso leggo in giro, ma anche su YouTube, piuttosto che, oh, ma incredibile, ma Gordon e Vegeta sono la stessa voce, ma per cui c'è chi non ci ha mai fatto caso. Vegeta e Gordon, certo, e l'uso della voce è molto diverso. Se faccio uno che dice, allora, no, una voce un po' più così sgranata. Gordon è lì, il grembiule è lì dietro l'angolo, Collegato. per cui chiedo venia, mi dispiace, ma io cerco di differenziarli. Poi considerate anche che spesso quando noi facciamo i videogiochi, forse era una delle domande che mi stai per Ci fare, arriviamo, sì. quindi ci arriviamo, ma non sempre abbiamo idea di cosa facciamo. Ecco, proprio questo è uno degli argomenti più scottanti. L'impressione che ha il pubblico del videogioco, la platea, l'acquirente, è di essere considerato un fruitore di serie B in confronto a quello del cinema, della serie TV, dell'on demand e così via. È vero, cioè l'industria del doppiaggio legata al videogioco, riceve meno attenzione rispetto ad altre? No, in generale non credo, no? Da quello che so e da quello che ho capito, mi sono anche un po' informato per cercare di farmi un'idea. No, è vero che in Italia vengono consumati meno videogiochi che in altri paesi, tipo la Germania. È vero che, che ci sono diciamo, delle etichette che fanno videogiochi che non sono interessati addirittura a doppiarli, proprio perché per loro è un costo inutile, perché probabilmente la percezione che hanno è, boh, se lo faccio così, lo faccio con la voce, tanto lo vendo lo stesso. Alcuni secondo me sbagliano, perché magari ci sono delle etichette che spendono, voglio dire, 50.000 euro per una voce famosa, che magari è di uno che non fa neanche l'attore, quindi viene poi un prodotto pessimo. È successo questo in un videogioco horror, mi sembra, ma non faccio il nome della persona. Ma del gioco sì, prendiamoci Però, questo è un regista, non era un attore ed è venuta una ciofeca, quanto mi hanno detto in giro, poi sempre pronto a essere smentito. Però anche sempre voce ovviamente, però pare che sia stato pagato anche moltissimo e succede a volte che spendano tanto da un punto di vista promozionale e magari spendano meno sull'aspetto produttivo, cioè fai un bel prodotto, magari mettici più tempo, magari informa meglio gli attori di cosa sta succedendo, e invece tempi stretti, budget ridotto e quindi da un certo punto di vista certo che mancano un pochino di, chiamiamolo, rispetto a chi lo consuma. Volendo sentire anche le voci nel modo giusto. Io gioco pochissimo ai videogiochi, proprio poco, ma quel poco alle volte mi è successo di sentire uno che dice: ah, senti, ti volevo dire, d'accordo! E allora o quello è, o il personaggio è sordo, io non avevo capito bene come fosse la cosa, proprio perché registrando in colonna separata arriva la battuta in inglese, a volte non c'è la battuta, quindi uno dice: ma che contesto è? Non lo so. E succedono queste Queste follie. sono le cose che al giocatore fanno saltare i nervi. E lo posso Il problema è che capire. poi, come al solito, ce la si prende con chi ci ha messo la voce e non con tutto il resto. Questa è la mia campagna personale. Questa Grazie. serie di interviste serve a far capire ai giocatori che la responsabilità in genere non sta nemmeno in Italia, ma sta nei tempi strettissimi che arrivano. Sì, perché poi arrivano i file, arrivano magari a spizzichi e bocconi, a volte non c'è tempo di fare un adattamento decente, insomma, quindi noi ci troviamo lì, non sappiamo cosa succederà. Non, a volte sì, c'è l'indicazione, salta, corre, piange, è triste, lo senti in inglese, dici ok, seguo come lo fa lui, però a volte magari cambiano le cose, o a volte come fa, cioè se non vedi cosa sta facendo, come fai a doppiarlo? Per cui noi facciamo ovviamente il nostro meglio, poi non dipende da noi.
Senti, sempre restando nei videogiochi, tu hai fatto, hai dato la voce a Virgilio in Dante's Inferno. Un gioco che personalmente ho apprezzato molto perché secondo me rende, nonostante tutte le, chiaramente i voli pindarici relativi alle trasformazioni in un videogame, chiaramente, però rende comunque giustizia all'opera di Dante. Beh, intanto volevo sapere, ti sei sentito addosso gli occhi di Gassman e Benigni mentre recitavi No, Virgilio? No, no, quello no. assolutamente. Però quando me l'hanno detto, fai Virgilio nella Divina Commedia, eccetera, devo dire che mi aspettavo una cosa, forse. Per alcuni fruitori sicuramente la potremmo definire più pallosa, però più cultura, un'operazione più culturale. Quando poi ho visto Dante con lo spadone vestito da crociato in qualche immagine, ho detto, vabbè, dai, ok, è uno sparatutto. Però se tu mi stai dicendo, io non ci ho mai giocato, non l'ho mai visto, se mi stai dicendo che comunque una sorta di aura è stata rispettata. Secondo me sì, io sono un grandissimo amante di Dante, dell'Inferno in particolare, per cui sapendo di affrontare un videogioco ho apprezzato insomma, terzine dantesche recitate bene e rese bene, chiaramente. Negli intermezzi tra il ammazza, 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 distruggi, lancia le Certo. croci, cioè, che però è un gioco, voglio dire, fa anche parte del pacchetto videogame, chiaramente, altrimenti diventava un'enciclopedia Certo. Esatto, e non un in un videogioco, gioco. chiaro, sì. Hai fatto anche un personaggio minore di un bellissimo videogame chiamato Alan Wake, che era un survival horror molto vicino come idea a Twin Peaks e a Evocazioni di Stephen King. Tu interpreti Barry, che è l'amico del protagonista, che è un fifone, fondamentalmente fa un po' la macchietta del personaggio classico americano, un po' ciccione, un po' pasticcione. E, insomma, quindi mi passi da Virgilio che mi enuncia Dante a Barry che fa il pasticcione con la cameriera. Com'è questo? Immagino che tu non l'abbia fatto lo stesso giorno, per cui magari eri un pochino più preparati. Però questo saltare in ruoli così diversi. No, alla fine è il nostro lavoro, eh. È il lavoro dell'attore in generale, del doppiatore di più, semplicemente perché il doppiatore magari nell'arco di una giornata fa un turno in cui fa, come è successo ieri, un serbo in Islanda in cerca di vendetta in un film, quindi serissimo, cattivissimo, e poi vai a fare un pagliaccio e poi vai a fare una pubblicità e poi vai a fare appunto Virgilio. Per cui bisogna essere, cioè, lì, al di là dell'aspetto psicologico, la tecnica. Come dicevo quando dicevo bisogna studiare, la tecnica fa tanto perché la voce la moduli a seconda di, quindi non c'è bisogno di tutto questo studio profondo del personaggio, certo che poi il retroterra poi delle proprie esperienze influisce, personali e lavorative. Un aneddoto rispetto a Alan Wake che mi ricordo, cioè i videogiochi non me li ricordo tutti, anzi me ne ricordo pochi. Perché anche lì li fai di fretta, poi non essendo particolarmente, non posso essere definito un giocatore, però Alan Wake mi ricordo perché è stata la prima volta in cui ho visto il motion capture fatto sul viso, perché c'erano delle scene in cui io doppiavo l'attore che aveva il motion capture che era allegio, quindi non, e quindi perlomeno vedevo qualcosa, cioè vedevo l'attore avevo proprio l'immaginetta a fianco alla forma d'onda che di solito abbiamo, perché noi abbiamo il programma, il Nuendo, il Pro Tools che sia, in cui vediamo la forma d'onda e noi ci andiamo sopra, non abbiamo video di sorta, a parte raramente, e quindi c'era l'attore che l'ha doppiato in americano, c'era cioè la voce americana, che era lì, che faceva le facce, perché il motion capture poi prende tutte le espressioni come molti di voi sanno, e quindi io andavo su di lui, andavo a sync su di lui e vedevo le facce che faceva lui, e quindi rendendo, Una insomma, condizione quel migliore di lavoro almeno sì. sicuramente. Ed è stata la prima volta in cui ho visto il motion capture, che poi negli anni, cioè in questi pochi anni, è già evoluto in maniera pazzesca, cioè ormai lo fanno nelle stanze in cui è tutto chroma key, green screen, sono motion capture da tutte le parti.
Restiamo sempre nei videogiochi, ti cito un altro titolo molto bello. Tu hai fatto Deus Ex Human Revolution, eri co-protagonista insieme a Francesco May, interpretavi Richard, un hacker. Ricordi qualcosa di questo titolo o è uno di quelli finiti nel cassettone passati veloci? È un titolone, lo so, però non mi ricordo cose particolari di questo gioco. Non so se è perché ho fatto pochi turni, non so se è perché era un personaggio in realtà, perché poi non l'ho mai visto, non ho mai comprato il videogioco, quindi perché magari era il classico personaggio, forse me lo puoi dire tu, ma il classico personaggio tosto, bello. Prestante, figo e così, che magari si fanno più spesso e quindi è più facile archiviare in un angolo Dimenticare. della memoria. So che però è un gioco che però ha venduto tanto e è piaciuto È un gioco molto, che è piaciuto e molto, questo sì. mi fa molto piacere, ecco. E va bene, passiamo a un altro titolo. Hearthstone è un gioco di carte ambientato nel mondo di Warcraft e tu interpreti il locandiere. Sì. Cosa ci dici di questo locandiere? Beh, che il producer Leo, che saluto, il producer del videogioco ci ha tenuto tanto a farlo perché è uno di quei producer della Synthesis, che è una delle società dove si fanno videogiochi a Milano, che ci mette proprio passione, devo dire, quando fai i progetti. E quindi lo voleva con questa voce proprio un po' da troll, però quei troll un po' gioviali, no? Quelli che ti invitano a bere la birrozza, dai, entra, quelli un po' così. E quindi abbiamo dato un po' quell'impronta, anche lì, vedendo soltanto una foto, perché poi mi ha fatto vedere, guarda, il tuo personaggio ha questa faccia, ok, meno male, almeno saperlo, a volte li vediamo, vediamo i disegni, vediamo le foto, no? Quindi questo aiuta. E quindi sì, beh, mi sono divertito comunque a farlo, perché ogni tanto faccio delle pick up, ovvero sia delle aggiunte, perché ci sono personaggi nuovi, carte nuove, non C'è so, da c'è da rimpolpare bagaglio, rimpolpare. Quindi, voce. però sì, è divertente. E lui mi dice che, essendo tra l'altro anche un gioco, mi sembra in buona parte gratis online, a cui si accede comunque più facilmente, non so bene. La dinamica è che è un gioco che sta piacendo moltissimo, c'è cioè un sacco di giocatori, quindi va Sta avendo bene. molto successo. Quindi buon divertimento. C'è gente su YouTube che ti odia. No, ma perché Cioè, mi dovete odiare? odia il locandiere, ovviamente. Il locandiere. Non so perché, perché io non lo gioco, Il locandiere, eh? Ah. E però. perché? È perché non mi piace giocare Ah, no, 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 perché odiano il di carte. Ah, ma perché odia? locandiere? Ah, non lo so, non conoscendo il Ah, gioco. certo. E beh, forse perché, non lo so, allora può stare antipatico il personaggio, perché ci sono personaggi che stanno antipatici, quindi il modo è un po' così. Oppure in effetti rompe le scatole, può essere che per il giocatore arrivi in un momento in cui, vabbè, ancora questo. E lì, vabbè, ripeto, ambasciatore, doppiatore non porta pena. Quindi tu in pratica hai doppiato videogiochi di generi molto diversi tra di loro, storici come serie Assassin's Creed, d'avventura come Fable, di guerra come Battlefield e Modern Warfare 3, di carte, horror. C'è differenza? Ce n'è uno in cui ti trovi più a Sì. tuo Sì. agio, piuttosto che un altro, con la parlata antica dei vari Assassin's Creed Allora, tanto per o cambiare mi piacciono di più i cattivi. Ma Ecco, proprio perché davvero sono personaggi più complessi, succedono più cose. Il buono, imposti la voce da buono e stai con la voce da figo, così. E il buono, a parte arrabbiarsi ogni tanto, dare direttive, o avere i suoi momenti intimi, insomma, è anche più facile il buono. Il cattivo ti deve impegnare di più e devi trovare delle sfumature in più. Quindi quello mi piace, sì, mi piace molto, c'è differenza, certo. Poi ci sono quelle voci che vengono effettate, tra l'altro, quindi anche lì non sappiamo come verranno effettate. Però sì, tutto sommato ci sono dei videogiochi in cui mi diverto. C'è stato un videogioco che mi ha spremuto a fondo, che si chiama Skyrim, ma me lo ricordo perché ho fatto 30 ore di doppiaggio, quindi ho fatto 10 sessioni da 3 ore e ho fatto tutto. E anche lì non sapendo, perché non c'era personaggio che cambia, non c'era scritto che personaggio, quindi a un certo punto diventavo
lo stregone, a un certo punto diventavo il male del nord, a un certo punto diventavo il menestrello, però lo capivo dicendo la battuta, cioè quasi in tempo reale, per cui cercavo di aggiustare il tiro e poi ho cantato, insomma, quindi quello è stato un gioco che mi ricordo perché mi sono dato, cioè... Ecco, Skyrim era proprio l'ultimo titolo di cui ti volevo parlare, perché personalmente ha rubato 8 mesi della mia vita. Ho fatto circa 300 ore di gioco su Skyrim. Quindi la mia voce non la sopporti più. No, hai vari personaggi, ma il principale è lo Jarl Balguf, che è il protagonista della quest principale del gioco, cioè il re del nord, diciamo, in maniera un po' più semplice. È un gioco enorme, noi sappiamo che tutti i giochi di quel genere hanno migliaia di righe di dialogo, con infinite intrecciature, perché si possono seguire storie diverse, trame diverse, parlare con uno, con l'altro. Quindi tutto quello che ti ricordi di questo gioco, a parte che ti ha spremuto con un limone. Ma del gioco in sé, allora, ovviamente mi ricordo quello che ho detto, proprio per il solito discorso, non ho visto niente, non ho visto zero. Forse non mi ricordo bene, qualche piccolo pezzettino doppiato, ma non sono neanche sicuro. Per cui su 30 ore sono andato abbastanza a braccio e quindi man mano mi sono vissuto un po' la storia. Aneddoti particolari, a parte le canzoni e quindi cantare come un menestrello medievale, e passare veramente da un personaggio all'altro. Non mi ricordo quanti ne ho fatti, ma ne ho fatti un sacco, perché poi ovviamente il giocatore può entrare in uno o nell'altro personaggio, quindi l'ho comprato, però. Ho comprato il gioco. L'ho comprato dicendo... Ho iniziato anche a giocarlo, e quindi fin qua ci siamo. Però poi, sì, non ci ho passato 8 mesi della mia vita, a un certo punto è successo qualcosa, per cui l'ho lasciato lì e ho detto, beh, poi lo riprenderò, perché mi sono sentito all'inizio, ho sentito delle battute, e poi però ho detto, beh, devo approfondire, poi in realtà le cose della vita ti portano via come uno Sturm und Drang, però un bel gioco, cioè, ho percepito che fosse uno di quei giochi che poi ci entri dentro e ti porta, sì, ci rimani sotto. E ciao Peppa. sì, addio alla vita sociale. Esatto. Va bene, senti, prima di chiudere questo incontro, torniamo all'inizio. Dicevamo che hai aperto una scuola in cui insegni a chi vuole avvicinarsi a questo mondo a recitare, a doppiare, sì. E il meraviglioso mondo della dizione. Perfetta. Sì. Ok, raccontaci un po' di questa scuola. Allora, la scuola è forse ha campeggiato fino adesso qua, lo metto davanti, lo metto così, così lo vedete. E si chiama L'Inventario, anche un sito che si chiama www.linventario.com e abbiamo aperto adesso il canale YouTube e inoltre c'è la pagina su Facebook, L'Inventario. È uno spazio che abbiamo voluto creare a Pavia, io e Stefania Rusconi, che ripeto, collega e compagna nella vita, in cui cerchiamo di dare, visto che a Pavia da questo aspetto è un po' mancante, di concentrarci di più sull'aspetto della voce, quindi con la dizione che, come abbiamo detto, è fondamentale anche per doppiare, ma non solo, perché anche io ho rimosso dei professori della mia vita, perché quando leggevano spiegavano delle cose, magari lo facevano così, no? E allora con tutto l'amore, ma ti passa. Invece altri che, vuoi perché sapevano leggere bene, eccetera. Quindi corso di dizione tenuto da Stefania e poi corso di doppiaggio tenuto da me, non qui all'inventario, perché non ci vuole comunque la strumentazione tecnica adeguata, quindi lo facciamo in uno studio di Pavia. E poi quest'anno partiamo anche con recitazione, che terremo sempre prima un pezzo Stefania e poi io, per chi volesse appunto approcciarsi alla recitazione per come ovviamente la intendiamo noi. A Pavia c'è qualche piccola scuola qua e là, ma noi vogliamo focalizzarci magari su altri aspetti che magari altri non seguono. E poi abbiamo dei laboratori
per cui se andate sul sito vedete, laboratori sempre inerenti, perché abbiamo un laboratorio breve di sartoria, cosplay e teatrale la prima settimana di ottobre, poi effetti speciali, trucco di effetti speciali con Francesco Sanseverino, che molti conoscono perché in rete è strafamoso, e poi sceneggiatura cinematografica. Insomma, stiamo cercando di spenderci per la città, ma non solo, anche per chi arriva da tutta la Lombardia, per fare delle cose un po' interessanti e accattivanti nel mondo della recitazione, ma della comunicazione e dello spettacolo in genere. Quindi cercare di toccare tante cose, noi e con l'aiuto di esperti, sempre professionisti comunque. Questo è fondamentale. Va bene, grazie mille, direi che ci possiamo fermare qua. Ti chiederei a questo punto se vuoi fare un saluto agli amici di Nerdando, se vuole farlo Gordon Ramsay, scegli tu. Bene, un caro saluto a tutti e qualunque cosa stiate cucinando, a qualunque gioco stiate giocando, qualunque cosa stiate facendo, ricordatevi che per Gordon è sempre cruda! E vabbè, ciao a tutti.